VPC LOL, salam alaikum, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. L'ultima volta... Ah già, non abbiamo la spada. Siamo entrati nel vulcano di Holden, ma a causa dell'esplosione del vulcano, meglio, dell'eruzione, siamo stati travolti. E purtroppo siamo svenuti e tutti quei boblin che hanno fatto si sono riuniti e ci hanno ripulito e non abbiamo avuto armi, però ne abbiamo, aspettate, ne abbiamo recuperate solo l'equipaggiamento, non ci abbiamo niente, abbiamo solo queste, alcune armi le abbiamo recuperate, tipo la gemma magica, la frusta, gli artigli e la fionda multiple, però ce ne mancano degli altri. Ora dobbiamo cercare le bombe. Dove siamo riusciti comunque a, come si può dire, a penetrare, non ci hanno visti, a parte una volta dove purtroppo abbiamo sbagliato i tempi. E siamo riusciti comunque a penetrare, nonostante il fatto che ci dobbiamo nascondere, perché purtroppo non abbiamo la spada e se ci vedono non ci imprigionano da dove eravamo iniziati prima, ma ci rimandano un po' indietro, diciamo. A differenza della forza dei demoni di Wind Waker è molto più facilitata. E niente, comunque, continuiamo, ok, distraiamo questo qua della torre di vedetta e... Poi dobbiamo di qua. Ah, ok. Ma non era questo. Sì, stiamo... ce ne sono alcune. Ok, paralizziamo di nuovo il guardiano. Ok. Ok, ora è paralizzato. Entriamo dentro qua. Ah già, dobbiamo usare le bombe qui per... Va bene. Sì, siamo andati in questo tunnel. E niente. Purtroppo ho avuto nello scorso episodio... Mi ho avuto un'interruzione, ma ormai si era fatto già, diciamo... più di 30 minuti. Oh, cazzo. Via. Ok, dobbiamo tipo aprire una via con quelle bombe, così possiamo andare avanti, dove qui probabilmente andiamo a recuperare le bombe e con quello potremo avremo un'arma da combattimento, diciamo, finalmente, perché non ne abbiamo ancora. E niente, andiamo avanti ed ecco, apriamo questo cofano che conterrà. Hai recuperato il portabombe, che notizia esplosiva. Alla Wakbar. Perfetto. Ok, qui mi pare che c'è. Ah, c'è tipo una... un geyser che ci permette di andare sopra. Ma visto che voglio liberarmi di questi idioti, facciamo collassare la torre. Perfetto. Vabbè, fottiamocene. Ah, dobbiamo fare il giro di nuovo. Che sappia. Questa era tipo un... Vedete, riesco a tipo no, lì siamo in... Ah, già che possiamo avere. No. Aspetta. Aspetta un attimo. Ah, siamo riusciti a... Perfetto. Così possiamo accorciare, ok. Di qua che dovevamo salire? Ok, fammi togliere tutti questi cerchi di luce che non ci servono più. E ora siamo praticamente vicino al cenno del vulcano. Abbiamo recuperato la... Guarda, c'è ancora il...
il nostro zaino che conterrà il resto dell'equipaggiamento. Quindi immagino di andare di qua. No, qui c'è. Dove cazzo devo andare? Ah. Non ho idea. Aspetta. Di qua. Ah, vedo che possiamo andare di là. Ottimo. Perfetto. Di qua dobbiamo andare? No, di qua è chiusa la strada. Dobbiamo andare di là. Aspettate che cerchiamo di fotterlo, sto stronzo. Sto cazzo di Wiimote è proprio... proprio fuori calibrazione, ma di brutto. Ah, di qua dobbiamo andare. Se non sbaglio. Non lo so se di qua. Non mi ricordo. Andate a farvi fottere. No, non di qua. Io ho sbagliato. Dobbiamo andare... dall'altra parte, immagino. No, questo è il santuario della terra. Ma cioè, dobbiamo andare in un'altra area che non ho idea. Non ci ha visti. Aspetta, siamo riusciti a farci vedere. Dobbiamo prima liberarci però di quel rompipalle. Ok. Mi chiedo ora dove dobbiamo andare. Non ho idea. C'è qualcosa che... non mi convince. In un'area che non siamo ancora stati. Però dove? Immagino che dobbiamo tornare indietro. Qui è chiusa però la strada. Meno che non dobbiamo andare in un'altra area. E cioè tornare indietro. Adesso sì che siamo. Che non vede. Ok, ci siamo liberati. Oh, un teschio ornamentale, ottimo. Perfect. Almeno abbiamo liberato l'area.
Che di qua non si può fare niente, che qui è tutto chiuso. E nulla. Immagino che... Ah no, ci sono i... Ah, qui dobbiamo andare forse, ho capito. Devo scendere di là? Ricordo. Quella non so dove conduce. Ok, seguiamo questi piat. Ok. Ok, scendiamo in questo... Non so dove conduce sto coso. Ok. No! Ho fatto la cazzata. Sì, i comandi fanno schifo del Wii. Perché dovrei vedere cosa c'è. No, qui non devo fare niente. Ok. Torniamo su allora. Prendiamoci un po' di bombe perché non ne abbiamo. Sì. Ah già, ci limite 10, ok. Ah già, perché non abbiamo il portabombe gigante. Che se no ne abbiamo di più. Ok, torniamo sopra allora. Sì, perché è confusionaria sta area, purtroppo. Devo ricordarmi di tornare qua perché c'è un cubo della dea. No, scendi. Aspetta. Ah, fanculo là. Pessimo tempismo. Scusate, ma oggi ho avuto una giornataccia e... Ho avuto una litigata con mia mamma, non mi sto a dire. E sono pure scappato dal quartier generale per la rabbia. Comunque andiamo qua, vediamo cosa c'è. Che non ho idea. Ah. Ok. Ok. Ah, fanculo. Perfetto. Non so, non ero mai stato qua. Comunque, vediamo quello che c'è. Non so se ci sono stato. Ah già, che non posso. Perché c'è più pure le fasi delle batterie scariche. Ma qui non c'è niente. Ok, così almeno. Non abbiamo l'equipaggiamento. E vabbè. Usciamo da questa grotta. Immagino che dobbiamo tornare indietro. Vabbè. Ok, aspettiamo il prossimo
E ci arriviamo ovviamente. Ah già, c'è il piatto, è vero. Ok. No, qui non dobbiamo più fare niente, devo tornare indietro a questo punto, quindi qui non c'è altro da fare. Ok. Andiamo di... Ah, sto cazzo di vigore, quanto lo odio. Non ho tempo per voi, andate via. Ah. Ok. Uff, prima ho visto quei tipi rossi che sono andati di là, adesso è successo qualcosa. Ah, ecco qui dovevo andare. Ah, questa è l'area quella surriscaldata. Ok. Perfetto, una qua e una qua. Allontaniamoci. Ok. Ho aperto una via. Ah, qui dovevo andare, ok. Entriamo in questa grotta. Ah, ecco la spada, dov'è? Io ho ritrovato la spada. Perfetto. Ritiriamo sto cofano. Rupia blu. Ok. Esamina. Estrai. Hai recuperato la spada suprema pura. Ora puoi sfogare la tua rabbia affettando ciò che vuoi, puoi parlare di nuovo con Fai. Avete tutta la mia gratitudine, Vupisilo, al mio signore. Vi prego di volermi perdonare per essere stato al vostro fianco a causa dell'eruzione del vulcano. Mentre mi trovavo qui ho percepito una forte energia che proviene dall'area di destra. Dato che si tratta del drago che conosce la parte della melodia dell'impavido, 60%. Direi di recuperare il resto dell'equipaggiamento e di continuare le ricerche. Oh, finalmente ha detto una cosa decente, sì, ecco, adesso, perché... Niente, ora finalmente... Ora abbiamo la spada, quindi non ci dobbiamo più preoccupare... Diciamo, di quelli là... Insomma, adesso non dobbiamo più fuggire, perché abbiamo di nuovo la spada. Infatti, lì c'è il resto dell'equipaggiamento. Quello è l'ultimo cofano. Ok... Ah, infatti adesso possiamo andare in quest'area che prima non potevamo andare, ottimo. Aspetta che prima... No, fottiamocene. Ah, aspetta, adesso possiamo... Ora possiamo passare in quest'area che prima non potevamo proprio andare. Dobbiamo stare attenti a questi figli di sabbia. Ah. Prima che collassa la cosa, perché sennò... Aspettate. Ah, via. Perché adesso con questi possiamo... Ok, adesso arriva fino lì. Per arrivarci ci arriva, però dobbiamo avere precisione. Di qua. Un po' di qua. Cazzo. Quasi. Vabbè, la prendiamo dopo, basta. Ok. Andiamo qua. Basta. Che palle. Ah, qui c'è una nuova area che non siamo ancora entrati. Ok. Però dobbiamo... Ah, però per... Non abbiamo il... Qui non possiamo... Ci serve il... Il pinzabeo. Quindi dobbiamo andarci dopo qua. Ah già, è vero. Ah, di qua possiamo tornare indietro, meglio.
Ok. Basta. Ah. Sì, dovevo usare il ghiaccio liquido che può raffreddare la lava. Prendetelo quello a fondo, così lo potete trasportare. E usatela per andare di qua. E andiamo di qua. Ok, ora abbiamo la spada di nuovo, quindi non ci facciamo. Non ci interessa più. Ok. Perfetto. Cazzo, mio Dio. Ho preso il teschio ornamentale, merda. Ok. Va bene. Apriamo l'ultimo cofano. E qui ci sarà l'ultimo. Hai recuperato la borsa dell'avventuriero. Oh, c'è anche il resto del tuo peggiamento. Abbiamo recuperato tutto. Perfetto. Ricopeggiamo lo scudo. Ok, abbiamo recuperato tutto. Adesso che dobbiamo fare qua? Non mi ricordo, devo vedere. Perché siamo... Ma innanzitutto torniamo sopra. Poi dobbiamo andare dal drago, mi pare. Sì. No, ci dobbiamo tipo aprire la via. No. Ok. Perfetto. Ah. Ok. Allora, dovevamo andare, mi pare, qua. Sì. Ok, rifacciamo il giro. No, prima però sai che facciamo? Andiamo di qua, così almeno. Ok. Perfetto, abbiamo centrato. Cubo della Dea spedito in cielo. Ok, ora possiamo... Andiamo a parlare col drago e poi... Possiamo dire di aver terminato questa missione stealth. Ok, entriamo qua dentro. No, mi cagare la minchia. Ah. E basta. Ok. Cerchiamo di aprire questo portone. Perfetto. Immagino che dietro questa porta c'è il drago di Holdin. Sì. Ehi, signor drago di Holdin, fatti vedere. Immagino che vive sotto la lava. Che poi vive in un posto molto sofisticato. Incredibile, sei riuscito a giungere fin qui con quel tuo corpicino umano? Sì. Mi scuso dell'intrusione. Il simbolo sacro che porti sulla mano non mente. Dovrò quindi consegnarti ciò che mi fu affidato dalla dea in tempi remoti. E sia, piccolo umano. Ti affido la parte della melodia dell'impavido al mio possesso. Ok. Questa è un po' diversa, infatti. Ok. E abbiamo la seconda parte su tre. Hai ottenuto una parte della melodia dell'impavido. Perfetto. È stata la mia forza a provocare l'eruzione del vulcano. Perdonami per averti coinvolto. Ah, non c'è di che. Non è niente in confronto a quello che mi è successo oggi. Tra poco il cielo tornerà sereno e ora che tu vada. E sia.
L'eruzione è smesso. Perfect. Uppisiolo, il mio signore, fai rapporto. Confermo la cessazione dell'eruzione. È ora possibile rientrare oltre il nuvolo. Complimenti, mio signore, avete ottenuto la seconda parte. La terza si trova nel deserto di Ranel. Prima ci andremo un po' più avanti. Vabbè, raga, prima che mi devo incazzare, terminiamo questo episodio. Continueremo nel prossimo. Nel prossimo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword faremo qualche subquest. Poi risolverò questa storia delle batterie. Poi andremo a cercare l'ultimo drago che ci darà la melodia l'ultima parte della melodia dell'impavido. E ovviamente andremo alla ricerca degli ultimi cubi della dea, eccetera eccetera. Ci si vede, ciao, alla prossima. O come diciamo in arabo, marhaba.